Bentrovati sul canale Double Trouble, in questo spazio Double News, dove praticamente prendiamo tutte le news, le buttiamo in un blender e ve le diamo così, pop pop. Ovviamente sono le news quelle che ci hanno colpito di più durante la settimana appena passata, non sono tutte le news, sono anche quelle che noi riteniamo più importanti da farvi sapere o per noi. Più che altro è anche uno spazio per fare un po' di polemica. Sì, ogni tanto sì. A proposito di polemica, io inizierei con l'online di The Last of Us, che è stato qualche giorno fa, in base a quando vedrete il video, ufficialmente cancellato con delle motivazioni un po' così, un po' me, perché dopo quasi 3, erano 3 o 4 anni di Quattro sviluppo, a una certa si sono resi conto che gli sarebbe costato troppo a Naughty Dog in termini di risorse, credo economiche, sia economiche che di di tempo. uomini che di tempo, portare avanti un gioco online che avrebbe bisogno di continue, sai, espansioni, magari aggiornamenti, cose così. Quindi è stato ufficialmente cancellato, c'è cioè stata leakata, è uscita praticamente la pagina del menu di questa modalità di The Last of Us. Io un po' ci speravo che uscisse, ma stava passando troppo tempo, ma più che altro perché ci ho giocato tanto a quello del primo The Last of Us. Mi sono divertito, cioè non era sto gran online, però ti faceva passare il tempo e ti divertiva. Questo sicuramente sarebbe stato fatto meglio, ma ahimè, l'hanno cancellato. Nel menu si vede proprio la classica schermata online, dove vedono la lobby, il battle pass, lo store, cioè il bunker addirittura, Personaggio quindi fatto da il te. personaggio, sì, ovviamente, credo sia fatto da te, magari, boh, non si sa. Però si vedeva prendere tutti gli elementi di un online. Hanno deciso di sospenderlo, forse meglio, perché così si concentreranno molto, 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 molto sulla parte 3 di The Last of Us, magari uscirà prima. E soprattutto una delle altre motivazioni era che avrebbero potuto gestire meglio le loro risorse su altri progetti single player, e quindi sappiamo di cosa sono capaci. E ci va più che bene, almeno a me personalmente, a lei non credo che. Non mi cambia molto perché non sono mai stata una grandissima fan di The Last of Us, però è anche vero che comunque The Last of Us ha fatto parlare molto di sé, sia nel bene che nel male. Remake, remastered. Ma, tralasciando la polemica, ovviamente mantenere un gioco online di quel Sì, tipo e a quel costerebbe troppo. livello sarebbe costato davvero troppo, e quindi probabilmente la Naughty Dog non si sente in forza per poter portare avanti un progetto del Sì, la cosa genere. strana che ha fatto, che mi fa puzzare un po', è che cioè, non lo sai, te ne accorgi dopo 3 anni di Sì, ma sviluppo. sembra che dopo 4 anni di sviluppo te svegli e dici: oh minchia, però regagna, famma a Sì, portarla sono tre avanti. gli anni più o meno Sì, però comunque. capito, dici, è un po' Vabbè, è particolare. andata così. Se ne faremo una ragione. Passiamo da una notizia leggermente sad a una che ha alzato tantissimo il mio e anche il suo di Sì, hype. anche se bisogna stare coi piedi a terra, molto a terra. Perché la From Software, lo sappiamo, non è che è amica soprattutto dei leak. La Trustmaster, che è un'azienda statunitense, è impegnata attualmente nel lavoro del merchandise per l'espansione appunto Sì. di Elden Ring, The Shadow of the Erdtree. Praticamente è ricato, hanno per sbaglio fatto uscire un volantino con la data 5 febbraio, dove si vedeva un joystick di Malenia e un altro con Suranni. Quindi Considerato che una periferica legata a un'espansione al 99,9% uscirà con l'uscita dell'espansione, ci viene facile pensare che il 5 febbraio possa essere effettivamente la data d'uscita del DLC e che mancano quindi. meno di 2 mesi, perché molto meno di 2 mesi, e si spera. Boh. È pur vero che cioè, il video lo attesta ed è qui su YouTube. Il mio socio mi ha detto che probabilmente si sarebbe visto per febbraio Sì, il nel primo DLC. trimestre. Nel primo.
Però adesso bisognerà andare a vedere. Per adesso non è stato confermato nulla, e sono 99,4% non verrà confermato nulla. Però ecco, diciamo, è un po' singolare come situazione. E io ci spero, perché mi manca proprio giocare Elden Ring. Sì, potrei iniziare una nuova run, ma perché iniziare una nuova run quando deve uscire il DLC? Quindi speriamo esca veramente nel primo trimestre, se non proprio il 5 febbraio, che ci farebbe ancora più piacere. Ripeschiamo una notizia dello scorso video, alias quello, il tumulto, la shitstorm, come volete chiamarla, successa con lo studio Fantastic e il titolo The Day Before. Praticamente parrebbe che tutti i giochi usciti ad oggi sotto del loro studio, bandiera battente Fantastic, abbiano cambiato il nome in 8 Points Digital. Che è quello che comunque avevamo detto nello scorso video, ma al tempo della pubblicazione dello scorso video soltanto uno di quei giochi aveva cambiato studio. Passata una settimana tutti, tranne The Day Before. Tranne The Day Before. Adesso non si è ben capito se la Fantastic sia effettivamente fallita, abbia cambiato nome per poter lavorare, diciamo, senza grosse pressioni, o effettivamente solo il core di questo studio stia continuando a lavorare sotto altro nome, sotto mentite spoglie, o probabilmente hanno cambiato solamente il nome per non infangare gli altri giochi, visto quello che è successo poi con The Day Può Before. Può essere, fatto sta che The Day Before non lo vedremo mai più, per ora. Non credo che lo vedremo più per ora, puoi anche toglierlo, come sento ricordare quel gioco. Siamo ormai è morto. Kojima fa ancora parlare di sé, ma secondo me nell'arco di questo 2024 sì, farà parlare tantissimo con il suo titolo Odi, che sta per Audrey chiaramente. No, vabbè, è per un termine non molto felice, però vabbè, e sembra che sia stato confermato anche dallo stesso Kojima che praticamente il titolo dovrebbe essere Overdose. Non solo quello, sono stati praticamente registrati tre marchi, OD, Social Scream System e Social Stealth System. Questi tre marchi sono stati registrati da Kojima Production, perché evidentemente saranno inerenti al gioco, avranno qualcosa a che fare con il gioco, quindi hanno dovuto appunto registrarli per non avere brutte sorprese più avanti. Diciamo che buttano un po' di curiosità, maggiore curiosità su un titolo che già ne ha sollevato abbastanza, e quello che ci viene da pensare, e anche dalla fonte da cui abbiamo attinto, poi voi leggerete sempre sotto tutte le fonti da cui noi prendiamo le notizie, è che questo Social Scream System e Social Stealth System possano avere a che fare con il multiplayer, visto che un'esperienza simile è già presente in Death Stranding, nel multiplayer di Death Stranding, sì, con il Social Stealth System, quindi non sarebbe nulla di nuovo, sì, vabbè, cioè, i nomi. Però praticamente cosa sta a significare questo Social Scream System? Quante urla i player tireranno giù nella loro esperienza? Quanto saranno capaci nel contesto multiplayer, nelle azioni stealth? Non è dato saperlo per adesso, ma si possono fare milioni e milioni di supposizioni, come sempre quando si ha a che fare con Kojima. Nonostante quest'anno non sia stato l'anno della Sony, è appena arrivato un leak, che lascia intendere l'uscita di qualcosa di cui io personalmente non credo che noi si abbia così tanto bisogno. No, praticamente Jeff Grubb, che è un insider, ha dichiarato in un suo video, che vi lasceremo qua in alto a destra, adesso non so dove è destra o sinistra, ma ve lo lasceremo qua se volete andarlo a vedere, che la PS5 Pro uscirà a settembre 2024. Io sinceramente della PlayStation 5 Pro per ora non ne sento la necessità, anche perché di titoli next gen veramente non ce ne sono praticamente quasi stati. Quello che mi ha dato più impatto, forse perché era appena uscita la Play 5, o forse non so il perché, ma è stato un remake che è Demon's Souls, quindi... vabbè, poi ci sono stati altri giochi, ma non si sente ancora la presenza di questa nuova generazione. Quindi vediamo la Pro se veramente uscirà a settembre, noi aspettiamo. L'unica cosa promessa è praticamente il fatto che ci saranno risoluzioni maggiori, frame rate maggiori, e il lato tecnico
esplosivo. Quella è una cosa ovvia, però a noi servono i titoli più che le prestazioni. Ahimè, ai Sony, anzi. Passiamo a due notizie che sono sempre inerenti al mondo dei videogiochi, ma in questo caso parliamo di videogiochi che vanno sul Sì. piccolo e grande schermo. Cominciamo con quella della live action di Death Stranding, cosa non nuova, si sapeva già di questo progetto, ma si è venuto a sapere da poco che l'A24, un art horror studio che annovera nel suo palmarès due grandi capolavori horror degli ultimi anni come Midsommar e Hereditary, farà parte del farà par cioè è entrato in collaborazione con Kojima per la lavorazione di questo live action. Sappiamo già che l'Amazon Studio ha preso in carico tutte le spese di produzione della serie, quindi non è ben chiaro ancora il ruolo di LA24 all'interno del progetto, ma considerato che qualche tinta fosca horror Death Stranding ce l'ha, ci aspettiamo magari una direzione artistica particolarmente Della forte, Madonna, comandata da secondo loro, considerato comunque che io credo e spero ci sia sempre Guillermo del Toro dietro. me. E anche Kojima, E cioè, vabbè, Kojima per forza, però Guillermo no, del Kojima in prima Toro persona, anche. non Kojima lo in prima studio, persona. perché non gli lasceranno molte briglie libere, diciamo. Avranno molti paletti da rispettare, si spera, per tenere quella tinta che ha avuto il gioco, come anche backstory e tutto. Diciamo che speriamo Soprattutto la che. domanda più grossa è: chi sarà mai l'attore principale? Chissà chi Boh, sarà chi lo mai sa? l'attore principale, ma speriamo che tutto questo permetta di far sì, come un capolavoro come The Last of Us, anche Death Stranding riceva il suo live action fatto come fan vogliono. La seconda trasposizione da videogioco a pellicola della quale vogliamo parlare ora, invece, è proprio quella di Fallout, che uscirà su Prime Video il 12 di aprile 2024. 2024, ovviamente, e nel quale si stanno vedendo tantissime immagini, delle quali devo dire che la fotografia sembra ottima. E questo già mi scalda un po' il cuore, perché si sono visti anche dei prodotti, delle trasposizioni per l'appunto con una fotografia pessima, quando nel videogioco, anche se pur vecchio, è un'ottima fotografia. È uscito anche il trailer, nel quale si vede la confraternita d'acciaio, si vedono molte cose. Il problema è capire, questo Vol 33, cosa ci vuole raccontare, di quali varie guerre, di quali varie faide ci vorrà narrare, perché la storia di Fallout, come tutti ben sappiamo, è molto complicata. L'unica cosa che ci rimane è aspettare. Io sono, e anche lei, dopo aver visto il trailer, è così, abbastanza fiducioso di una buona produzione, Sì, Amazon sembra che si sia per impegnata a sì. rispettare quello che è il core di Di Fallout, cioè Fallout si vedono proprio gli anni 70-80, cioè sembra, si vede proprio 50. che il mondo si è fermato proprio lì. La fotografia e il breve trailer che abbiamo visto, che ve lo mettiamo in descrizione se ci ricordiamo, sembrano far ben sperare. Fammi sperare anche quello che abbiamo visto ai Game Awards, la Sì. presentazione che hanno fatto e soprattutto l'armatura L'armatura atomica fighissima. stupenda, e non ci rimane che sperare per una buona produzione. Aspettiamo il 12 aprile e vediamo. E per questa settimana, le news per noi più importanti, per noi più piccantelle, sono finite qua. Fateci sapere nei commenti se sapete qualcos'altro, se vi interessa approfondire un qualche altro argomento, Ne che possiamo parlare magari se insieme. ne può discutere anche sotto nei commenti del video. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, che vi lasciamo in descrizione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo e, come già detto dal mio socio poco prima, commentate e fateci sapere cosa ne pensate delle notizie che abbiamo appena visto e sentito insieme, e magari se ne discute tutti quanti insieme in maniera più o meno Certamente. civile, un lancio di sedie. Qualcosa del genere. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, e Bella.